Andiamo bene così. Quando volete? Dai. Sì. Le domande sono quelle. Che cominciato Sabrina? Allora, la prima domanda. L'esperienza della bottega dei piccoli, quanto ha inciso nel futuro lavoro di Jean-Pierre? L'ex bottega dei piccoli, tantissimo. E siamo nati proprio quasi la denominazione bottega dei piccoli non era tanto a sottolineare bottega dei piccolini, dei ragazzini, ma quanto quasi bottega dei piccoli per come noi eravamo piccoli e avevamo voglia di crescere. Quindi dopo abbiamo mollato un pochino la bottega dei piccoli, però ha lasciato un segno, un grandissimo segno bottega dei piccoli. Abbiamo fatto tantissime iniziative e sono contento di averne fatto parte e sono contento di come pian pianino si sono evolute le cose e adesso da bottega dei piccoli siamo diventati bottega dei medium, poi bottega dei grandi più in là. Amico, seconda domanda, esperienza con l'incontro del gruppo da Natale, che emozioni vi ha dato? Con il vostro gruppo teatrale Mercato dei Sogni, emozioni tantissime, tante. Credo che abbiamo condiviso dei momenti belli, molto molto, anche difficoltosi, momenti belli ma difficoltosi da parte di ognuno, da parte loro, da parte mia. C'è stato proprio un rapportarsi a usare quasi tra virgolette lo stesso linguaggio, ma lo stesso linguaggio è di voler trasmettere al pubblico delle emozioni e loro mi hanno dato tanto. Io credo, nella mia grande umiltà, di aver dato qualcosina. Ma di sicuro so che qualcosa è accaduto. Sono stati degli anni belli, ci siamo divertiti tantissimo, soprattutto ci siamo divertiti perché quando ci si diverte tutto diventa magia. Giovanni, allora, che cosa ne pensi della clown terapia? È il succo della vita. La clownterapia, la clownerie è fantastica. Io quando durante i miei stage ho sempre detto che il clown, questa maschera più piccola del mondo, questo naso tondo, è tondo come tutte le cose belle del mondo, tonde come la tua testa, tonde come la pancione della mamma, tondo come il mondo. Di gay e clownesche, qualcosina di clown, sì, l'abbiamo toccato indubbiamente. Cioè, per me sono un'esperienza che non scorderò mai, perché ormai quando sei partito, cioè ormai non c'è più la voglia che c'era prima nel teatro, che c'è tu, allora c'erano i bambini piccoli, allora si mettevano a ridere, come non c'è nessuno, non lo vedi che manca la figura. Giovanni, sei troppo bello. Sei troppo bello. No, lo dico sempre, ognuno di noi è un po' clown, no? Chiunque, indipendentemente dal naso rosso, ognuno ha il suo piccolo cuore da clown. E credo che se ha funzionato qualcosa quando è nato il mercato dei sogni, è nato perché eravamo veri, avevamo voglia di fare qualcosina. Dico avevamo, perché cioè, avete, abbiamo, o... Oh, voglia di far ancora cadere qualcosina e il fatto che voi siate qui quest'oggi sono veramente emozionato e grazie. Io voglio dirti, ma che ti, qual è, sei stato Talent? Sono stato a Talent, Talent, sì, anche lì è stata una bella esperienza. Ho definito così la piazza più grande d'Italia perché avere 8 milioni di spettatori quella sera che ti guardavano da quella scatola magica, comunque non ci pensai, ma un pochino di ritorno c'era. Ed è stato bello, è stato un altro piccolo pezzo di puzzle in mezzo a tutti gli altri pezzi di puzzle. Però non sei passato loro. Sono passato? Non sei passato là. No, non ho vinto quell'edizione lì, sono arrivato in finale, quindi... sono stato bene e che domani eventualmente no, questo lo posso dire, va bene, ma domanda a fare andrà fatta il tuo lavoro, sì,
Lei qual è stata la tua lezione di vita? La lezione di vita, il teatro per me è stato il maestro più grande. E aver fatto teatro, aver scelto di fare teatro, di intraprendere, indipendentemente dall'arte del circo o che sia comunque fare teatro in modo differente. Sto bene quando sono in scena, ma sto bene quando condivido altro con voi, ma col pubblico. E quindi è una forma di scambio, un dono. E il dono credo che nella vita sia una delle cose più belle. Donarsi a qualcuno, io dono a te quello che è la mia esperienza e il pubblico mi dona, mi ricambia con lo sguardo, col sorriso, con un applauso, con un po' di felicità e credo che sia un po', ecco, l'apice di tutto. Dono, donarsi nella vita è fantastico. Ok, aspetta. Il tuo lavoro. Il tuo lavoro è quello di portare felicità. A volte puoi provare tristezza dietro quello sguardo? Che bella domanda, grazie. Com'è che mi ricordi? Sabrina. Grazie Sabrina. Portare felicità è un grosso termine, portare felicità. Diciamo che sì, portare un possibile sorriso, portare una serenità, quello sì. Se dietro si nasconde un po' di melanconia, un po' forse sì, non lo nascondo, nel senso che ad ognuno di noi capita qualcosa, hai dato possibilità di poter ribaltare completamente la situazione e da una situazione negativa cercarla di renderla positiva. E questa è la forza del teatro, questa è la forza del clown in particolare, dico teatro, ma per quanto mi riguarda parlo anche molto dell'aspetto del clown. Grazie per la domanda. Grazie. C'è un altro. Gianni. La tua partecipazione. Dove vivi? La sesta, dove vivi? E devo firmare per la paralisi, sì. No, ho vissuto tantissimo, questo lo sapete benissimo, qui nel Salento, adesso abito a Mantova e lo dico a tutti, non è stata da parte mia una fuga dal Salento e riversarmi nel nord Italia a Mantova. Ho voluto bene al Salento, voglio bene al Salento, ma semplicemente andare a bere, come di solito dico, andare a bere ad altre fontane per il mio lavoro. È importante che vada incontro ad altre situazioni, a un arricchimento, a una ricerca. Quando la ricerca bella è finita, avrò finito di fare questo lavoro, questa professione, questa arte. Per adesso la mia ricerca continua, oggi sono a Mantova, oggi sono qui, domani sono a Mantova, ritorno a casa, dopodomani sarò chissà dove, ma questo proprio per la voglia di incontrare sguardi e persone che ti danno tantissimo. Ah, è stato difficoltoso lasciare il tuo paese? Sempre un po' di melanconia, perché comunque lasci una terra bella, ricca, solare, con persone belle, ti allontani dai tuoi parenti, ti allontani da amici, ti allontani dai... Il tuo cuore comunque è un pizzico, è sempre qui, e quindi quando mi sono allontanato indubbiamente, non fosse così non farei questo lavoro. Se fossi così dirò ok, domani parto, chiudo una porta, wow, ho chiuso la porta e dimentico, no. Tutto quello che il Salento mi ha dato l'ho portato in un altro luogo e continuo a metter su. È così, non nascondo che non c'è stato un po' di melanconia nell'andar via, altrimenti sarei un falso dire wow, ok, si va via e dimentico. Io non mi sono dimenticato la petremeda. Ti voglio bene. Ti faccio una domanda io. Secondo te il Salento, per chi vuole fare il tuo mestiere, la tua arte, è una terra che permette, che sa riconoscere il talento? Sì, sì, indubbiamente. Perché quando io parlo, perdonatemi, sono un po', no? nel professore, quando parlo di teatro parlo di un corpo vivo, quando parlo di un corpo vivo parlo del fuoco, e quando parlo del fuoco non posso non parlare del Salento, nel senso che il calore della gente che abita qui è un trampolino di lancio incredibile per chi eventualmente ha voglia di fare questa professione, ma, apro virgolette,
non accade tutto solo qui. Bisogna comunque andare via. Bisogna comunque andare via, perché è una bellissima frase di non mia, dice, in inglese, dice motion creates emotion. Il movimento crea emozione. Se non c'è movimento, voi siete venuti qui oggi e domani per arrivare da voi, ci si racconta, ci si scambia, e questo è importantissimo. Io posso raccontare se mi muovo, se sono chiuso nella mia casa non avrò da raccontare. E questo è così, la valigia è sempre lì, pronta, paf, si va e si viene. Ma il Salento sicuramente è un trampolino di lancio per questa professione. Io sono molto orgogliosa. Ma che cara che sei! Ti faccio altra provocazione. Da quanto tempo, quanti anni hai fatto questo lavoro? Io questo volevo chiederti. Bene, vi rispondo subito. Porto in scena l'ultimo mio lavoro, Non ho parole, dal titolo Non ho parole, e dentro praticamente ho messo un po' tutti i momenti belli e meno belli che appartengono ai miei 20 anni di attività. Sono 20 anni che faccio questo lavoro. E ne sono enormemente contento, e credo che per chi prenderà visione dello spettacolo sono tutti lì. Se uno riesce a leggere quello che io do nello spettacolo, vede la bellezza, vede la melanconia, vede un pizzico di poesia, vede tutto quello che appartiene, che dovrebbe accadere, appartenere a ognuno di noi. Nascondere ormai non ne vale la pena. Deludiamoci, doniamo quello che abbiamo da donare. Una provocazione: cosa bisognerebbe fare per far diventare qui da noi gli artisti da strada artisti in strada? Il mio più grande maestro è stato l'asfalto, senza ombra di dubbio. Il mio più grande maestro è stato, e mi piace, la strada, perché non ho nulla che mi difende, nel senso che sono lì con la mia valigia, incontro qualsiasi persona che si mette lì, mi guarda, e ritorniamo a una forma proprio di dono. E perché gli artisti è un termine anche un po' sbagliato, perché secondo me il termine appropriato potrebbe essere far teatro in strada. Il teatro da quattro soldi, il teatro in strada è veramente una forma di baratto. Io do qualcosina, il ricambio qual è? Mettere il cappello e ricevere qualche monetina, è uno scambio. Ma se questo non avviene, l'artista non rimane assolutamente male. E perdonami, mi avevi chiesto se da la provocazione la tua era se da teatro da artisti di strada, sì, come diventare artisti in strada, come diventare artisti in strada. il passaggio lo si sceglie da noi. Il passaggio lo si sceglie da noi, perché non è scritto su un libro, e ti metti lì e accumuli l'esperienza, e dopo pian pianino accade, come è accaduto a me, che da un inizio così, un po' cosa fare, cosa non fare, ho intrapreso l'arte del circo, il teatro, le arti del circo. Dopo questo mi ha portato un po' ad assaporare altri passaggi, come il cinema, come la TV, di tutto ne faccio tesoro. Alcune volte mi elogio, ma quando vado a letto la sera, mentre lei dico wow, Pascal, che bravo che sei, poi mi addormento subito. Quando hai capito che volevi fare l'artista in strada? L'ho capito quando le persone che si mettono lì di fronte a te sorridono, stanno bene. E indubbiamente qualcuno lavora tanto perché questo non accada. Sono tanti quelli che vorrebbero che questo non accadesse e che ci tartassano tanto di notizie in negativo, ma non c'è cosa più bella di mettersi lì e di avere uno scambio reciproco col pubblico. E io ti dico che quando faccio spettacoli in strada sto benissimo, sto bene, bene, bene. Ho fatto spettacoli in teatro, ho fatto spettacoli in ospedali, dappertutto, bla bla bla, ma quando sono sull'asfalto mi sento da Dio. Scusami. Fatto giochi in casa in questo momento. Jean-Pierre, possiamo chiederti un minuto di un tuo numero per i nostri, per chi ci segue? Oddio. Una cosa brevissima. Non so io cosa posso fare, un minuto è difficile, vi canto una canzone, bene?
Va bene? Grazie, Giorgio. I travel through the seven seas and passed away this melody. I got to tell you how I need you and your whisperings. Where we go, we don't need roads, only the wind will carry us. I got to tell you how I need you. I thought I could forget you, but you kept haunting me. I thought I'd be able to lose you, but you stayed in my dreams.